nella capitale abruzzese del miele è tornato l'attesissimo evento Tornareccio Regina di Miele, una manifestazione che da sempre racconta una tradizione che caratterizza l'economia e la società di Tornareccio. Due giorni pensati per mettere in evidenza il miele, un vero prodotto di eccellenza, ma anche la vitalità di un territorio che oggi è un modello a livello nazionale. Dopo due anni di edizioni speciali, Tornareccio Regina di Miele è tornata con la sua formula originale, fatta di stand, degustazioni, concerti, visite guidate, premiazioni, convegni e proiezioni che hanno attirato in paese migliaia di visitatori, anche da fuori regione. Tornareccio si è trasformata in una sorta di expo diffuso, in cui i visitatori hanno potuto degustare e acquistare il miele grazie al prezioso lavoro dei produttori che hanno condotto ciascuno alla scoperta dei 1000 prodotti dell'alveare, proposto degustazioni e visite guidate. Nicola Iannone, sindaco di Tornareccio, oggi questa bellissima manifestazione torna al suo antico splendore, possiamo dire così? Sì, io devo dire che sono emozionato, oggi è stata una giornata intensa, faticosa ma brillante, vedere tutto questo pubblico, questi visitatori è un enorme piacere, tutti i sacrifici e tutti gli impegni che abbiamo messo per realizzare questo Expo che è tornata alla sua naturale, quindi abbiamo espositori, grandi visitatori, sono emozionato e contento di questa giornata. Ecco, qui viene un po' capitalizzato tutto il grande lavoro che svolgono i produttori di miele per far sì che le persone si avvicinino a questo prodotto che vanta delle proprietà nutrizionali incredibili e allo stesso tempo possano conoscerlo meglio attraverso tante attività che sono state organizzate per approfondire. Beh sì, noi chiaramente non siamo noi che ce lo diciamo, siamo la capitale del miele e Tornareccio vanta una concentrazione di partite IVE e che sono professionisti dell'apicoltura, quindi parliamo del paese dove ha l'eccellenza del prodotto miele che poi sono venduti su tutti gli scaffali internazionali. Che cosa ha fatto l'amministrazione? L'amministrazione si adopera e a sostegno di tutte queste attività perché oltre al miele abbiamo tanto e lo stiamo riscontrando oggi con tutti questi visitatori e diciamo sempre Tornareccio è il paese delle M che andiamo dalle mozzarelle, dal miele e poi i mosaici, Montepallano, Madonna del Carmine e poi mettiamo anche la musica perché ci vuole in questi ambienti così entusiasti e da visitarli, quindi sono emozionato, mi scuso, ma veramente oggi è una giornata incredibile per Tornareccio. Una vera e propria rinascita dopo il Covid che aveva imposto un po' una restrizione anche a questa manifestazione che è il simbolo di questa bellissima cittadina, oggi qui si torna a brillare. Beh, sono orgoglioso di questo, mi dispiace perché negli ultimi due anni noi abbiamo fatto delle edizioni speciali, speciale che significa che purtroppo non abbiamo potuto dare spazio agli espositori e quindi gli operatori hanno subito tutto questo. Siamo stati vicino a loro in questi anni e li abbiamo sostenuti e loro hanno ricompensato perché hanno dato tanto a questa manifestazione, perché ripeto, questa manifestazione al di là che è sostenuta e ideata dalle amministrazioni, come in questo caso dalla mia amministrazione, però è sostenuta da tanti volontari, da tanti operatori e tutti uniti, Tornareccio anni. Riescono a fare anche questo, perdonami ma sono veramente entusiasmato di tutto di questi visitatori di oggi, penso che è il massimo finora di questa edizione. Ecco,
Con noi anche il senatore Alberto Bagnai, intervenuto in questa bellissima kermesse, due giornate nella capitale del miele abruzzese. Sì, una capitale che contribuisce ad affermare l'immagine della nostra regione e del nostro paese anche all'estero. Sono presenti aziende pluripremiate nei più importanti concorsi internazionali, ma c'è un'attenzione anche all'ambiente. Non dimentichiamo che l'apicoltura, le api svolgono un ruolo fondamentale nella biodiversità, sono insetti impollinatori, sono insetti che subiscono tante minacce in questo periodo, minacce ambientali, le minacce che derivano da insetti che la globalizzazione ci porta in casa e che non riusciamo a controllare. Però è molto bello vedere che qui ci sono aziende che hanno 5 generazioni di attività e che ci sono giovani che le riprendono. È anche molto interessante quello che ho visto fare da alcune di queste aziende, cioè il mescolare le varie eccellenze dei territori per produrre prodotti innovativi. È senz'altro una iniziativa lodevole, piacevole, invito chi non l'avesse fatto a prendere parte a queste e ad altre edizioni. Nicola Campitelli, assessore alla Regione Abruzzo, grande successo per Tornareccio, Regina di Miele. Sì, Tornareccio è proprio non solo la regina ma è la capitale del miele, credo non solo della regione Abruzzo ma un po' per tutta Italia. Poi è una realtà importante dove si organizza ogni anno una manifestazione che dà risalto alla regione Abruzzo anche oltre i nostri confini. È un momento per valorizzare un'eccellenza del nostro territorio, per valorizzare l'apicoltura che ha avuto negli anni diverse difficoltà, ma soprattutto io ritengo anche per ricordare, valorizzare, sviluppare e ricordare soprattutto la nostra cultura, la nostra storia, le nostre tradizioni, in sostanza difendere il nostro Made in Italy. Poi, voglio dire, sull'Italia c'è sempre quest'ombra, questa nube di questo rischio di prodotti che in effetti fanno riferimento all'Italia che poi non sono italiani, e allora ecco, eventi come questi servono proprio per tutelare un patrimonio molto importante che ha fatto grande il nostro paese e gli italiani nel mondo. Luigi Iacovanelli, presidente Associazione Apicoltori Professionisti d'Abruzzo, oggi qui una manifestazione importantissima per comunicare l'importanza di questo prodotto, il miele, nella capitale del miele abruzzese, appunto Tornareccio. Questi momenti sono molto importanti per un territorio, per chi produce miele, perché avvicina tanta gente, anche chi per la prima volta, per curiosità, attratto dall'evento, viene, prova il miele, assaggia il miele. Per la nostra categoria è molto importante perché dobbiamo sdoganare il consumo del miele. Cioè, che cosa voglio dire? Che molto spesso il miele viene consumato per tradizione, cioè in un periodo dell'anno, perché la nonna ci ha consigliato che mangiare il miele ci allevia la gola. Non è questo, noi vogliamo come produttori di miele che questo prodotto, questo alimento, voglio dire proprio alimento, venga utilizzato costantemente, tutti i giorni, nelle tavole degli italiani, di tutti quanti, perché solo così possiamo comunque avere la possibilità di promuovere, di farlo usare questo prodotto e quindi di conseguenza avere la possibilità di avere un reddito molto più alto. Quindi ben vengano queste manifestazioni, ci auguriamo che il comune di Tornareccio continui questa iniziativa, perché sicuramente agli apicoltori, alle aziende apistiche non farà altro che portare giovamento. E Alessandra Totaro, membro della Pro Loco di Tornareccio, ci racconta un po' il programma di queste due giornate. Sì, allora dopo 2 anni di pandemia oggi è tornata Regina di Miele con la sua edizione classica, quindi abbiamo avuto gli stand, degustazioni, interventi e intrattenimenti. E diciamo che abbiamo voluto dare un po' i riflettori sopra proprio agli stand e abbiamo creato sia due vetrine durante nei pomeriggi di queste due giornate in cui alcune aziende hanno presentato proprio le loro eccellenze, e in più è stato indetto un concorso, lo stand Regina di Miele 2022, in cui
i visitatori sono tenuti proprio a dare una preferenza su quello che è il loro stand preferito. Inoltre in queste due giornate abbiamo avuto intrattenimenti sia per i bimbi che per gli adulti, quindi intrattenimenti musicali, e questa sera ci sarà la chiusura con Maxi Manzo, che è un artista italo-argentino che ha origini tornarecciane e ha vinto il premio Flaviano all'italianistica 2022. Quest'anno diciamo che siamo molto contenti perché dopo appunto questo fermo si vede che le persone aspettavano con ansia proprio questa ripartenza, e quindi c'è stata una grande affluenza sia sabato che domenica. Quindi speriamo anche nell'anno prossimo di avere ancora di più visitatori.